amareggiato e seccato e in attesa che le indagini facciano il proprio corso, risalendo a chi sta dando di Sarno un'immagine diversa da quella che effettivamente ha, il sindaco di Sarno Canfora prende posizione sugli atti vandalici dei giorni scorsi. Le mura della città imbrattate da balordi, anche se stavolta i messaggi avevano una connotazione politica che lascia riflettere per certi versi, preoccupare, specie dopo le minacce subite da alcuni studenti del liceo classico Caro. Il pensiero del sindaco su questa vicenda è netto, chiaro, meriterebbero schiaffi educativi, ha detto il primo cittadino. Stanno prendendo una connotazione politica ma di bassissimo livello, cioè io credo che stiamo di fronte a personaggi che non hanno nulla da fare dalla mattina alla sera se non imbrattare muri, se non imbrattare teatri, se non fare atti di devastazione a cui sono abituati con le loro menti bacate, perché persone che scrivono a morti marocchini, persone che scrivono Canfora terrorista dell'ISIS, beh, non c'è una connotazione politica, credo che siano soltanto fenomeni microdelinquenziali di persone che con la testa non stanno bene e che hanno i cervelli pieni d'acqua, ma proprio pieni d'acqua, completamente pieni d'acqua. Io voglio sperare semplicemente che le forze dell'ordine che stanno indagando su questa tristissima storia che si ripete, caso incredibile che si ripete a Sarno ma non si ripete in altre città dell'Agro, cioè non si verificano ad Angri, non si verificano a Pagani, non si verificano da nessuna parte queste idiozie, questi attacchi alle persone, insomma, invece poi si verificano in questa città in maniera anche reiterata, hanno iniziato 3-4 mesi fa con qualche scritta, poi vogliono depistare, cioè vogliono che la colpa ricade su persone che già hanno tanti di quei problemi, insomma, extracomunitari, insomma. Invece credo che siano proprio fenomeni microdelinquenziali adolescenziali. Poi però in questo si inserisce, va aggiunto, queste minacce che sono state subite dal preside di una scuola, l'Istituto Caro, e da alcuni studenti. Qui insomma andiamo anche un pochino su altre vicende, la polizia è dovuta intervenire. Qui andiamo su vicende poi, come dire, di teppismo, di bullismo. Sono da fermare, sono sicuramente da fermare. Qua ci vogliono soltanto schiaffi educativi. È gente scostumata, diciamocelo con molta franchezza, sono semplicemente scostumati, qua ci vorrebbero soltanto grandi ceffoni educativi.